Maurizio Rossi, Barbien, via Beato Pellegrino. Sì. Partecipi alla protesta, io apro. Hai paura delle multe, delle sanzioni? No, perché oltre ad essere tutte anticostituzionali, perché nella Costituzione italiana non si può vietare di chiudere un lavoro, non è limitata la libertà di espressione e anche quella di girare dove si vuole, cioè deve esserci solo un tribunale che impedisce o che chiude il lavoro e la libertà di movimento. Maurizio, hai ospitato dei clienti oggi, continuerai ad ospitarli somministrando al tavolo? Sì, certo, senza nessun problema, deve essere solo un tribunale che mi deve impedire di fare il mio lavoro. Quanto ti è costata economicamente la pandemia e le regole dettate dai DPCM? Tonnellata. Non è possibile, perché non è solo il mancato introito dei 2 mesi, dei 6 mesi, di un anno, ma si porterà avanti il mancato introito per altri 7, 8 mesi, un anno. Vuol dire che sono 2 anni di lavoro che vanno persi. Tutto i ristori? 600 euro, e pago l'INPS e l'asporto rifiuti. Però cioè, sei una mosca bianca, purtroppo la protesta non ha raccolto quel fuoco che vi aspettavate, tanti si sono defilati. Come mai, secondo te? Ma effettivamente hanno paura delle multe e non sanno più cosa rispondere a vigili urbani e carabinieri. E comunque basta solo non dare i documenti, e siccome io sono una persona fisica, essere umano, invece il vigile o il carabiniere è una persona giuridica, un essere giuridico, per legge internazionale noi non possiamo stare con lo stesso potere, perciò noi abbiamo bisogno dell'avvocato. Basta rispondere, io parlo in presenza del mio avvocato, quando arriva l'avvocato potete stop. Hai paura del Covid? Pensi che possa? No, assolutamente no, perché quando tu vieni qui dentro e vai in bagno a lavarti le mani al posto di schiacciare l'affare di alcol, di igiene, è a posto. Forse ho più paura dei topi che passano per strada e delle persone che sono irregolari e che non hanno la possibilità di lavarsi e mantenere il proprio igiene personale consono.